Ciao, sono Camilla. Ciao, sono Alessia. Ciao, sono Sebastiano. Ciao, sono Francesco. Ciao, sono Michele. Ciao, sono Giorgia. Ciao, sono Cristina. Ciao, sono Davide. Ciao, sono Matteo. Ciao, sono Giorgia. Ciao, sono Davide. Ciao, sono Sofia. Ci vuoi innanzitutto spiegare che cosa significa la parola atelier e in che cosa consiste il tuo lavoro, l'atelierista? L'atelier è un luogo dove si lavora, dove si realizzano delle cose, dove si sperimenta. E l'atelierista invece è la figura professionale che aiuta a realizzare, propone delle cose e guida un pochino questa attività. Ti piace quello che fai? Da quanto tempo fai questo lavoro e perché l'hai scelto? Mi piace quello che faccio, mi ritengo fortunata anche perché io non lo considero un lavoro. Non è per niente faticoso o noioso, anzi, mi rimette continuamente in gioco, è un lavoro rigenerante. Da quanto tempo fai questo lavoro? Sono ormai tanti anni che faccio questo lavoro, ho cominciato nel 98 con brevi laboratori e poi ho continuato invece facendo laboratori anche nella durata appunto di un anno, perciò sono 15 anni, 16 anni ormai che faccio questo. Ma devi rilassare un po'. Insegnate ma principalmente è una formazione di base, comunque ritengo che la buona riuscita dell'atelier sia proprio l'unione di queste due figure professionali, il fatto di unire queste due competenze. Nel tuo curriculum si legge che ti sei formata a Reggio Emilia e dove hai frequentato numerosi corsi, perché proprio in quel luogo? Ho scoperto Reggio Emilia un po' per caso, perché ho frequentato un corso di specializzazione per atelierista didattico e lì attraverso loro sono andata a visitare le strutture, a visitare le scuole, ho parlato con pedagogisti e con insegnanti e atelieristi e ho scoperto che c'è una visione diversa del bambino, loro diciamo che ritengono il bambino un competente, capace di realizzare dei progetti. Lì ho capito che il bambino ha delle competenze, che è capace di progettare, è capace di portare a termine anche dei compiti molto, molto grandi, molto, cioè legati più al vissuto dell'adulto. E vorrei aggiungere che è importante secondo me per un insegnante andare a visitare queste strutture perché veramente ti allarga la visione sull'educazione. Quanto tempo lavori nella nostra scuola? Ma sono ormai 16 anni che lavoro qui alla scuola primaria Risultive. Fortunatamente il comune di Bertiolo ha sempre sostenuto questo progetto. E tanto che ora abbiamo un'aula tutta nostra, un atelier dove si possono appunto portare avanti i vari progetti. Quali sono state le soddisfazioni maggiori? Ma in questi anni abbiamo avuto tante soddisfazioni perché abbiamo vinto molti concorsi, abbiamo pubblicato libri, creato dei giochi, abbiamo fatto dei progetti molto importanti. Comunque la soddisfazione mia personale è sicuramente quella di vedere i bambini che ti aspettano, bambini che comunque mi chiedono sempre quando facciamo lezione. Ti aggiorni ancora? Sì, penso che per il mio lavoro sia fondamentale continuare a formarsi perché un insegnante deve essere curioso e deve sempre rinnovarsi. In che modo? Facendo dei corsi, ad esempio adesso ne sto facendo uno che non è ancora concluso, che non si è ancora concluso, sul teatro delle ombre.
beh, comunque ti portano sempre nuove idee, nuove cose, molto interessante. Che cosa provi quando vedi le opere dei tuoi alunni? Sono soddisfatta, quasi sempre. Devo dire che alcune volte mi emoziono anche perché penso che comunque i bambini siano capaci di realizzare delle cose molto belle. Anzi, diciamo che studiando un po' l'arte, gli artisti, loro volevano proprio il loro obiettivo, uno dei loro obiettivi era quello di semplificare le loro opere in modo da ritornare un po' bambini. Io penso veramente di lavorare certe volte con degli artisti, ecco, io ho questa fortuna. Sì, sono felice, sono contenta, mi piace. Okay. Quali sono i progetti per il futuro? A dire la verità ho tanti progetti per il futuro, come sempre, poi spero insomma che si realizzino. Mi piacerebbe realizzare un progetto di atelier, magari che metta in rete più scuole dell'istituto comprensivo, unite magari con un unico progetto, che poi magari collegate ad una mostra, ad un evento. E poi uno forse più ambizioso, mi piacerebbe scrivere dei libri di didattica per insegnanti e anche per bambini, perché possano così lavorare con uno strumento insomma funzionale. Come si sono comportati questi allievi? Devo dire la verità? Assolutamente no. Allora, le due classi hanno accolto il lavoro con molto entusiasmo, si sono suddivisi in gruppi, hanno preparato le domande e si sono innanzitutto documentati studiando il curriculum che c'era stato fornito dalle esperte, per cui ci sembra che il lavoro che hanno predisposto sia andato a buon fine. Adesso attendiamo la trasformazione dell'intervista in articolo di giornale. E non solo.